andiamo con la quinta domanda. Il regista Quentin Tarantino ha dichiarato più volte di essere un amante del cinema italiano, specialmente della commedia sexy all'italiana, genere da te interpretato. Tu che ne pensi che un regista di livello mondiale è fan di questo genere? Ah, io sono felice di questo, anzi ha fatto proprio il mio nome, quello della Fennec. Lui disse, ce l'ho un ritrattino, ce l'ho sul giornale, e disse a me, nella commedia italiana, piacerebbe lavorare con Alvaro Vitali e Luigi Fennec, perché sono quelli che mi sono rimasti dentro. Mi piacciono da morire, hanno dei tempi giusti e vorrei lavorare con loro. Ah, guardi, ma che aspetti? Beh, io poi penso un'altra cosa, io questa la devo dire. Molte volte dicono che i film della commedia sexy vengono definiti come film di serie B. Per me non è così. Cioè, perché io la penso che sono film cult, perché quel genere ormai non riescono più a farlo. Il cinema italiano ormai, cioè almeno da quello che vedo io, da fan. Sì, okay. Certo. Non riescono a farlo più. Adesso piacciono anche i bambini che guardano sul telefonino, vanno e vedono i nostri film, non vedono altri film di attori importanti, vedono Chiellini, vedono i soldatesi, i geali, vedono questo genere di film. Cioè, addirittura Tarantino aveva, se non sbaglio, quando hanno girato Hostel, aveva una collezione di DVD di Edwin Stein, che ha fatto un ruolo in Hostel 2 e se l'ha fatto fotografare tutto. Cioè, esatto. Una cosa impressionante, diciamo, del regista di quel campo.